Partito Democratico. Sono assolutamente certo che questo dibattito interno si concluderà in tempi brevi, perché il loro obiettivo è il mio obiettivo e il mio obiettivo è il loro obiettivo, e cioè quello di riprendere, ripartire per quella che è la seconda tappa, e cioè è quella che ci porterà a governare questa città, che è da troppi anni mal governata dal centrodestra. Rispetto al futuro si deciderà solo sulle competenze, rispetto a questo, al programma, e rispetto soprattutto alla campagna elettorale da oggi in poi. Gli altri candidati hanno già detto, e già ci siamo sentiti, già ci siamo scambiati delle idee, che continueremo a lavorare insieme, e nell'ambito dei programmi che sono molto simili, ma sono anche divergenti su alcune priorità, sono certo che troveremo quelle che sono le priorità che servono alla città, e quello diventerà il programma comune con cui ci confronteremo con gli altri partiti, le altre associazioni, gli altri elettori che non hanno partecipato alle primarie. Come giudica il calo dell'affluenza rispetto alle previsioni? Ci sono due spiegazioni oggettive molto semplici e che possono già poter essere l'inizio di una risposta. Il fatto che a queste primarie non hanno partecipato tutti i partiti e tutte le associazioni che si sentono all'interno dello schieramento del centro-sinistra, che invece le volte precedenti avevano partecipato alle primarie. Se solo si fa questo calcolo, che è molto semplice, si capisce che di fatto c'è stata una grande e ampia partecipazione alle primarie. Essendomi occupato tanto di politica nazionale, da luglio ho deciso di occuparmi solo di politica di Milano, e soprattutto della città di Milano e di come vivono oggi i milanesi, per farli vivere in una città più felice, in una città più accogliente, in una città più ricca da tutti i punti di vista. Ciao. L'infernale caos della conferenza stampa per Giuliano Pisapia, Federica Giordani per C6 TV Milano.